Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar dal titolo Volontariato e Management, come si gestisce un progetto di fornitura di acqua potabile ai villaggi africani. Mi chiamo Francesco Librandi e sono un volontario del Northern Italy Chapter, in particolare faccio parte del branch Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi vorrei dare il benvenuto a Matteo Ferrari, relatore di questo webinar. Prima di passargli la parola, alcune informazioni tecniche. Nel caso in cui aveste delle domande durante la presentazione, vi invito a scriverle nell'apposita sezione domande oppure nella chat. Io provvederò a raccoglierle e al termine della presentazione Matteo risponderà alle domande che avrete posto. Se il tempo a nostra disposizione non dovesse bastare, chiederemo a Matteo di rispondere a tutte le domande successivamente in modo da poterle poi pubblicare sul sito del nostro chat. Veniamo al tema di oggi. Un'attività solidale di volontariato si può gestire con le stesse metodologie di gestione progettuale che applichiamo tutti i giorni nei nostri progetti in azienda. Questo è ciò che è stato fatto con il progetto Il Pozzo dei Desideri, che ha l'obiettivo di costruire pozzi per estrarre acqua potabile nei villaggi più remoti del Malawi, Africa. In questo webinar vedremo come a partire dalla gestione della domanda si arriva alla consegna finale del progetto, brindando con un bicchiere d'acqua. A valle di questa introduzione passerei ora la parola a Matteo. Vi ringrazio e buon ascolto. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Come diceva Francesco, oggi parleremo di volontariato e management. Mi presento veramente in 20 secondi. Ormai qualche tempo fa mi sono laureato in ingegneria delle telecomunicazioni. Lavoro nel mondo dell'information technology da più di 20 anni e nel tempo libero mi piace leggere, mi piace scattare fotografie e sicuramente mi piace scavare pozzi e oggi parleremo essenzialmente di questo e di come sono riuscito in qualche modo a mischiare la mia esperienza lavorativa quotidiana con questa mia passione per il volontariato. Come è iniziato il tutto? Il tutto è iniziato qualche anno fa ormai, quindi 7 anni fa, nel 2014, quando conosco questo paese dell'Africa sudorientale che si chiama Malawi, un paese diciamo abbastanza povero, poi a seconda delle classifiche, comunque insomma è abbastanza sempre agli ultimi posti nelle classifiche, per esempio del PIL pro capite a livello mondo. Tipicamente di solito quarto, quintultimo posto. Ho fatto un viaggio nel 2014 in questo paese e durante quel viaggio ho scoperto che un'attività di volontariato non solo può, ma deve anche essere portata avanti con una metodologia di gestione progettuale. E questo l'ho scoperto, diciamo, come spesso succede, quindi sbagliando si impara. Quindi l'ho scoperto fallendo. Perché l'ho scoperto fallendo? Beh, perché io sono partito nel 2014 con l'obiettivo di fare sì un viaggio di volontariato. Sono stato un mese in Malawi ed ero partito solo con questo titolo, cioè andiamo a fare del volontariato. Però non avevo un obiettivo chiaro in testa, non sapevo come avrei potuto aiutare, chi avrei potuto aiutare, con chi, quindi non sapevo neanche a chi appoggiarmi per poter fare questo tipo di volontariato. Non sapevo se in qualche modo avrei avuto bisogno di soldi, piuttosto che andavo lì e, come dire, ci mettevo tanta buona volontà e fatica per poter eventualmente aiutare e, in buona sostanza, non avevo alcun piano, quindi, se non il fatto che sarei andato lì un mese a in qualche modo rendermi conto della realtà e cercare di appunto dare una mano.
Quel mese lì è stato un mese che, se lo vedo col senno di poi, rispetto agli obiettivi che avevo, ovvero aiutare, è stato un mese sicuramente in cui non ho aiutato praticamente nessuno, però è stato un mese fondamentale per me, da una parte, per, in qualche modo, innamorarmi di questo paese, di questo popolo, e dall'altra parte assolutamente darmi la spinta per dire ok, adesso ho capito cosa non devo fare e cerchiamo di fare qualcos'altro. Quindi ho fatto nascere questo progetto. La prima cosa che ho fatto è stata al rientro dare un nome a questo progetto, a quest'idea, che era appunto l'idea di costruire dei pozzi per estrarre l'acqua nei villaggi più remoti del Malawi, proprio perché mi ero accorto che l'acqua era uno delle, vabbè, lo sappiamo tutti, evidentemente un bisogno primario e un bisogno primario che in Malawi non è accessibile a tutti. Quindi ho dato un nome a questo progetto, se vogliamo anche per poi con l'idea di diffonderlo e quindi insomma dare anche un'idea a questa progettualità. E da lì come dire, ho pensato che effettivamente quello che facevo tutti i giorni con i miei clienti, con le aziende che seguivo, potevo tranquillamente applicarlo anche a questo nuovo progetto. Quindi essenzialmente ho preso i driver principali che tutti noi quotidianamente utilizziamo, quindi ovviamente soprattutto partendo dall'obiettivo, in questo caso l'obiettivo era chiaro, avevo effettivamente trovato che cosa dover fare e ho cercato di investigare tutti quelli che erano questi driver principali che io avevo ritenuto fondamentali per il progetto e uno a uno li ho smarcati con l'obiettivo l'anno successivo, quindi dopo un anno di lavoro, di tornare in Malawi e dare concretezza a questa idea. Quindi adesso andiamo un po' a vedere questi driver e come li ho affrontati e perché poi vediamo un po' i risultati che questo progetto ha portato a casa. Beh, l'obiettivo ve l'ho già descritto. L'obiettivo era costruire, all'inizio erano due pozzi d'acqua, quindi, un obiettivo molto chiaro, molto semplice, che in qualche modo indirizzava tutti i miei sforzi sia di comunicazione sia di raccolta fondi. Perché? Perché diciamo, l'unica cosa che sapevo all'inizio di questo progetto è che ci sarebbero stati dei costi da affrontare, costi che ho concordato con i fornitori in loco, prima dell'inizio dei lavori, costi diciamo fissi, quindi il budget era predefinito. Ovviamente c'erano dei rischi e poi vi racconto come ho affrontato questi rischi, soprattutto con l'obiettivo non solo di raggiungere il goal che mi ero prefissato, ma soprattutto di farlo nel budget che avevamo concordato. E ho individuato, diciamo, quantomeno ho cercato di individuare degli stakeholder che di fatto sono stati e sono tuttora dei donatori. Ho lanciato una campagna di fundraising nel web, raccontando che cosa volevo fare, come volevo farlo e quando volevo farlo, oltre che dove, ovviamente c'è cioè il Malawi, e quindi in qualche modo ho cominciato a raccontare questa storia. E ho anche, come dire, dato concretezza al team di progetto. Se vogliamo, c'era un team interno, quello nostro, che ovviamente, oltre al sottoscritto, due miei amici che vivono in Malawi, che vedete nella slide, c'è Agostino, alla mia sinistra e c'è Kamanga alla mia destra, che sono due persone che lavorano lì e sono di fatto anche loro, diciamo, occupano la loro a tempo pieno, assolutamente, attività di volontariato per aiutare le persone in loco. Poi abbiamo scelto i fornitori locali, quindi un team locale che ci dava garanzia di avere le competenze tecniche per scavare un pozzo e i materiali, per poter portare a termine, i lavori. Per scavare un pozzo, diciamo che la cosa principale è l'oggetto, la trivella che vedete, nella foto, che di fatto è una trivella che permette di andare in tempi ragionevolmente rapidi a una profondità di circa 50-60 metri. Ovviamente questa trivella ha necessità di avere
persone che lo sappiano utilizzare, quindi squadre specializzate che sanno come poterla utilizzare. E quindi abbiamo identificato i nostri fornitori. Dopodiché mi sono occupato, diciamo, della parte, tra virgolette, più facile, ma che comunque mi è più consona, quindi tutta la pianificazione di quelli che sono i viaggi per andare in Malawi per poter seguire direttamente i lavori, l'acquisto dei materiali, perché i fornitori a volte forniscono i materiali, a volte no, quindi dobbiamo a volte comprare i materiali in un percorso di acquisto parallelo, poi, come dire, pianificare anche le mie ferie, perché seguo questo progetto nel mio tempo libero, e conseguentemente questa, diciamo, pianificazione è stata fatta. Poi, ovviamente, la pianificazione, soprattutto anche se è uno stereotipo, ma nei villaggi in Africa in particolare, sicuramente può avere diverse ripianificazioni, ma di cui poi magari sui rischi ne parliamo. Perché vado giù in Malawi tutti gli anni? Beh, essenzialmente per fare il controllo qualità, quindi capire che effettivamente il progetto sta andando avanti, lo facciamo tipicamente, ahimè nell'ultimo anno e mezzo non è stato possibile e il controllo non è stato fatto in loco se non dei miei due amici che vivono lì, che vi ho presentato prima, però di fatto tutti i pozzi che abbiamo scavato sinora li abbiamo controllati, li abbiamo seguiti i lavori e successivamente abbiamo fatto anche e facciamo anche una manutenzione di questi pozzi. Quindi ogni pozzo viene controllato e ci sono stati dei casi in cui, ahimè, abbiamo costruito un pozzo, l'abbiamo anche terminato. Quindi è costruito, diciamo, in toto e ci siamo poi accorti che la falda da cui estraiamo l'acqua non era sufficiente per diciamo, fornire l'acqua necessaria al villaggio, e in quel caso abbiamo concordato con il fornitore che effettivamente è stato costruito poi un altro pozzo. Beh, i rischi sono la cosa più, diciamo, evidentemente impattante in questo progetto. Sono rischi soprattutto di non trovare l'acqua, quindi non c'è un modo, come dire, scientifico per essere sicuri che in quel preciso punto dove si decide di scavare si troverà sicuramente l'acqua. Ci possono essere in qualche modo rabdomanti più o meno improvvisati che magari dicono scaviamo qui, scaviamo lì, però insomma diciamo che con l'esperienza che mi sono fatto non c'è una modalità così scientifica e soprattutto a basso costo per essere sicuri che sotto al punto in cui si scava si trovi l'acqua. Quindi per mitigare questi rischi, essenzialmente abbiamo concordato con il fornitore che per ogni scavo che facciamo abbiamo almeno una seconda alternativa per fare un altro buco, quindi un altro scavo all'interno di un'area ben definita intorno a un villaggio che abbiamo identificato, e laddove non si dovesse riuscire a trovare anche con il secondo buco, con il secondo scavo, questa benedetta acqua, ci si sposta di un villaggio, ma comunque il budget viene comunque diciamo, garantito e in qualche modo si sta nei limiti del budget che è stato definito. L'altro rischio, che evidentemente è anche questo non prevedibile, sono i vari inconvenienti che troviamo durante gli scavi. Ci è successo di rompere la trivella, ci è successo di perdere, diciamo così, pezzi della trivella all'interno degli scavi. Ecco, in questi casi qui tipicamente abbiamo sempre degli altri fornitori, chiamiamoli così, o comunque dei contatti in loco, contatti soprattutto, diciamo, in piccole, diciamo, officine, chiamiamole così, che ci possono aiutare se bisogna saldare dei pezzi, se bisogna comunque rimettere in sesto la trivella. E la cosa più importante di tutti, ovviamente, è la soddisfazione del cliente. Soddisfazione del nostro cliente sono le persone del villaggio che evidentemente aspettano con ansia questo tipo di pozzo, questo tipo di assistenza, chiamiamola così, e
con tutti, inevitabilmente, come vedete, c'è grossa soddisfazione, grossa felicità. Per questo bisogno primario che viene a loro dato e che viene in qualche modo poi usufruito in mille modi. Il primo, evidentemente, è il fatto che possano bere acqua pulita senza rischi per la salute e senza rischi di poter contrarre malattie. Però ci sono anche in qualche modo degli effetti positivi secondari. Ovvero, spesso e volentieri, quando viene costruito un pozzo, poi subito dopo il villaggio si attrezza per chiamiamolo costruire, o comunque per mettere in piedi degli orti che, grazie all'acqua, evidentemente possono nascere, crescere e fornire cibo di autosussistenza per il villaggio stesso. E un ultimo aspetto, diciamo così, secondario, ma assolutamente non trascurabile, è che soprattutto la popolazione più giovane, quindi diciamo i bambini, i ragazzi e le ragazze, vengono sgravati in qualche modo dall'onere di dover andare ad approvvigionare il villaggio dell'acqua in o villaggi più vicini o magari fonti, diciamo, ruscelli e quant'altro, il che evidentemente, al di là della fatica, preclude loro la possibilità, per esempio, di andare a studiare, perché evidentemente nel momento in cui bisogna scegliere tra poter bere e poter studiare, e, come dire, la scelta è in qualche modo obbligata. E quindi, insomma, il centro di questo progetto, di portare un pozzo, ha sì un effetto primario, che è quello di portare l'acqua, ma come vedete ha anche degli effetti secondari non irrilevanti. Come vi dicevo, ho cominciato questo progetto da 7 anni, continua ad andare avanti, è un progetto, come dire, ricorrente, in cui a mano questi principi che vi ho descritto, questi driver, in qualche modo li sto affinando sempre più per essere sempre più efficaci, ovvero da una parte, per esempio, sul discorso del fundraising, stimolare un po' la curiosità di nuove persone, di andare a in qualche modo raccontare questo progetto e far sì che in qualche modo più persone possibili aiutino questo progetto. Ad oggi almeno circa 700 persone hanno aiutato questo progetto e dall'altra ovviamente la possibilità di aumentare quel numero di pozzi che vedete oggi, che sono 29, che sono il totale dei pozzi che abbiamo costruito sinora, che malcontate danno da bere o quantomeno hanno un bacino di utenza che supera le 17.000 persone. Ad oggi questi sono i numeri del progetto e devo dire che dopo un primo anno di rodaggio di questa, chiamiamola, metodologia PMI applicata al Pozzo dei Desideri, sicuramente adesso è una macchina che funziona molto bene e che quindi, insomma, sta dando dei frutti molto 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 importanti. Sono rimasto in un quarto d'ora, 20 minuti circa, che insomma con Francesco avevamo concordato. Evidentemente, se ci sono domande, curiosità o qualunque, insomma, informazione sul progetto, sono qui per i prossimi 10-12 minuti o anche offline se dovessimo andare più lunghi, ecco. Bene, grazie Matteo per l'interessantissimo racconto del tuo progetto. Sono pervenute alcune domande che Certo. ti porrei. Allora, Barbara chiede: quanti sono i tentativi falliti, nel senso di non riuscire a realizzare il pozzo? Allora, circa un 20%, quindi non è proprio pochissimo, quindi il 20% delle volte non riusciamo a trovare l'acqua. Quindi scaviamo, tendenzialmente per arrivare a 50-60 metri, dipende dal terreno, perché a volte troviamo terra vera e propria, a volte troviamo roccia, quindi ci fa molto più fatica, però diciamo 6-7 ore, poi partono come niente, e nel 20% non l'abbiamo trovato. In quel caso,
appunto con quella, diciamo, gestione dei rischi, ci spostiamo di solito di 300-400 metri, quindi comunque rimaniamo nell'orbita del villaggio per fare un secondo tentativo. E a quel punto, diciamo, se siamo fortunati, troviamo l'acqua, altrimenti ci spostiamo proprio, andiamo in un altro villaggio. Ecco, un altro fattore importante che mi sono dimenticato di menzionare è che, diciamo, che possiamo metterlo sia nella categoria rischi, sia nella categoria pianificazione. Ecco, un grande lavoro che facciamo prima è trovare questi villaggi che hanno necessità, non che sia difficile, nel senso che ormai ci conoscono e quindi abbiamo anche come dire, una lista d'attesa abbastanza lunga, però diciamo, l'attività che facciamo preliminare è di andare a verificare villaggio per villaggio che effettivamente ci sia la necessità che ci viene manifestata. Ovvero, non che come dire, ci siano i furbi, però la necessità vuol dire che magari controlliamo che a 200, 300 metri, 400 metri non ci sia un altro pozzo perché c'è un villaggio che ha l'acqua e conseguentemente insomma cerchiamo di fare in modo che un pozzo sia effettivamente utile e che dove effettivamente non c'è nelle vicinanze un approvvigionamento idrico sufficiente. Bene, ancora una domanda. Chi è lo sponsor e il finanziatore di questo progetto? Beh, come dicevo, diciamo, lo sponsor e i finanziatori sono ormai centinaia, nel senso sommati tutti, che hanno sinora contribuito a questo progetto. Circa sono 700 persone, io le conto, ce le ho, c'è tutto il mio database, e sono quelle che o in maniera, diciamo, estemporanea, o in maniera assolutamente ricorrente, per fortuna ci sono molti che sono affezionati a questo progetto, finanziano e ogni anno con una cifra che può essere piccola a piacere, le attività. Poi, come dicevo prima, per come dire, continuare a tenere viva l'attenzione sul progetto, nel corso degli anni, insieme anche ad altri amici che poi via via io ho coinvolto, si sono appassionati anche loro al progetto, abbiamo creato anche eventi, serate. Come dicevo all'inizio, abbiamo, per esempio, sono appassionato di fotografia, quindi insieme ad altri amici fotografi facciamo delle sessioni, per esempio, in cui facciamo dei ritratti alle persone e poi le persone possono avere il loro ritratto stampato dando un'offerta al pozzo. Quindi diciamo non c'è un solo sponsor, ci sono sicuramente persone che sono molto appassionate, quindi contribuiscono in maniera ricorrente e anche in maniera cospicua al progetto, e poi ci sono persone come dire, normali che appunto o partecipano alle nostre serate, alle nostre giornate, oppure finanziano direttamente. Diciamo che siamo partiti da i famosi Friends and Family, che ho coinvolto un po' tutti i miei stretti conoscenti, e poi per fortuna si è allargato. Ancora una domanda. Qual è la partecipazione degli utenti nei lavori, degli utenti, cioè la popolazione locale, i clienti, diciamo così? Ma allora, loro hanno una prima partecipazione, chiamiamola così, che è effettivamente la domanda. Quindi ci fanno arrivare in qualche modo, soprattutto ad Agostino che vive lì, la richiesta di avere questo pozzo da cui scaturisce appunto il nostro controllo. Poi una volta che andiamo lì, essenzialmente fanno due cose. La prima è preparare il terreno per poter scavare effettivamente il pozzo, che vuol dire due cose. Uno è darci l'accesso al villaggio, ovvero spesso e volentieri i villaggi sono molto, come dire, diciamo in territori non facilmente raggiungibili, magari noi abbiamo una jeep per muoverci lì, con la jeep più o meno ci si può arrivare. Ecco, quando arriva il camion ha necessità di più spazio, quindi preparare proprio la strada per poter far passare
il camion della trivella è una delle attività che la gente dei nostri clienti, fanno. Dopodiché preparano proprio il terreno vero e proprio, cioè il punto in cui vogliono che venga scavato il pozzo, che di solito magari, non so, ci sono piccoli alberi, piuttosto che insomma vegetazione più o meno diffusa, e quindi spianano in qualche modo il terreno e in ultima istanza collaborano poi alla costruzione della parte finale, cioè il basamento in cemento che poi serve a proprio a posare la parte di metallo del pozzo, collaborano insieme ai nostri muratori, banalmente per portare, non so, la sabbia che serve per essere mischiata al cemento, piuttosto che l'acqua stessa che ancora non si può estrarre dal pozzo per poter creare la malta che poi che cementifica. Ecco, tutte queste attività a supporto dei lavori sono fatti dalle persone del villaggio che, come dire, collaborano molto molto volentieri alla riuscita del progetto finale. Quanto costa un pozzo mediamente e quanto tempo è necessario dall'individuazione del villaggio fino alla consegna? Allora, un pozzo, diciamo, varia molto, dipende molto dal cambio, perché evidentemente noi paghiamo in valuta locale. Quando è iniziato il progetto costava circa 5.000 euro, più o meno. Adesso siamo a un costo medio di circa 4.000 euro. Si è svalutato abbastanza la loro moneta. Quindi è un costo, diciamo così, soprattutto con il concetto dell'unione fa la forza, diciamo un costo sicuramente raggiungibile. È un costo che comprende tutto, cioè proprio qualunque tipo di attività, anche la manutenzione successiva, che noi mettiamo da parte una piccola cifra per manutenzioni successive, in modo tale che siamo sicuri che questo investimento fatto nel corso degli anni duri e dia i suoi frutti. Non mi ricordo la seconda parte della domanda. Il tempo necessario. Ah sì, il tempo. Bah, allora, beh, diciamo, tendenzialmente ci vogliono, se cominciamo da quando viene individuato il villaggio, poi dipende perché poi dobbiamo organizzare un po' tutto. Però una volta che cominciamo i lavori, da quando inizia, quando finisce, se non troviamo diciamo, impatti nella parte dello scavo, che è la parte quella che è a maggior rischio, e come dicevo prima, può durare 6-7 ore lo scavo, più o meno, a volte un po' di meno, però in media 6-7 ore. Ecco, da quel giorno lì, entro 5 giorni il pozzo è finito, nel senso che dopo lo scavo, il giorno successivo cominciano i lavori che dicevo prima di creazione del basamento in cemento e quant'altro, e quello poi e anche quello ci si mette circa una giornata di lavoro. Dopodiché ci vogliono 2, 3, massimo 4 giorni perché questo cemento solidifichi, e in modo tale che poi si possa effettivamente collocare la parte più pesante, anche quella che dà più sollecitazioni, quindi bisogna essere sicuri che il cemento sia effettivamente solidificato. Tipicamente in Malawi il sole non manca, quindi diciamo la cementificazione è abbastanza rapida, dai 3 ai 4 giorni, quindi diciamo che in 5 giorni ogni singolo pozzo viene fatto. Tenete conto che quando appunto io vado giù, di solito passo le mie ferie lì, quindi queste, diciamo, le canoniche più o meno 3 settimane, noi lavoriamo in serie, quindi noi andiamo in parallelo, cioè noi andiamo a fare tutti, ogni giorno, tutti gli scavi, e in parallelo, una volta che abbiamo finito lo scavo, il giorno dopo la squadra di muratori comincia a costruire, in modo tale che in quelle 3 settimane, ovviamente budget permettendo, si possono fare più pozzi. Quindi non è che aspettiamo una settimana per fare un pozzo, ma lavoriamo assolutamente in parallelo, anche perché evidentemente noleggiamo la trivella per 8 giorni e quindi la sfruttiamo il più possibile. Bene, grazie Matteo. Ci sarebbero ancora ulteriori domande, ma il tempo a nostra disposizione sta per cadere, quindi come detto all'inizio dell'intervento, sarà mia cura inoltrarti tutte le domande così che tu possa Volentieri. rispondere e poi le condivideremo con i partecipanti. A questo punto ci avviamo alla conclusione del webinar. Ho condiviso con tutti voi un link nella chat per
per il sondaggio. Non so se. Allora, come vedete, questo è l'elenco, il calendario dei prossimi pranzi. Ancora a luglio avremo due pranzi, l'8 luglio, come introdurre Agile in azienda con Giovanni Puliti, il 22 luglio, Genova ciclabile, dal sogno alla realtà, intervista a una changemaker con Alessandra Repetto. Vi chiedo a questo punto di utilizzare il link. Per dirci quanto vi è piaciuto questo pranzo oggi con Matteo, andate all'indirizzo menti.com, usate il codice che vedete in questa slide e potete farci sapere il vostro gradimento, così che anche Matteo direttamente ha un feedback su quanto ci ha raccontato quest'oggi il suo progetto. Bene, non ultimo, informazioni di servizio, se al momento della registrazione avete indicato il vostro PMID, le PDU 0,5 leadership verranno automaticamente accreditate sul vostro profilo entro 15 giorni lavorativi da oggi. Il materiale, quindi la presentazione più la registrazione del webinar e le risposte alle domande che Matteo ci farà avere, verranno pubblicate sui nostri canali, sito e canale YouTube del NIC. Per ogni altra informazione scriveteci all'indirizzo events.pmi at pmi.org. A questo punto vi ringraziamo, grazie Matteo per il webinar Grazie a oggi. voi, Grazie grazie. a tutti per la partecipazione, per essere stati a pranzo con noi. Buona giornata e arrivederci ai prossimi webinar. Arrivederci, ciao, grazie.